notizia con la quale cercheremo e cerchiamo di mettere di focalizzare, ecco la parola esatta, su quello che succede nella città di Patti, ma anche in tutto il nostro comprensorio. Questa sera il tema portante della giornata, è il caso di dirlo, è Aquino, il sindaco delle tasse, almeno questo così vince, da volantini distribuiti casa per casa, dove praticamente si, il gruppo che fa capo a Gigante, Impalà, Pasqualino La Macchia e Filippo Tripoli, accusano, illustrano, mettono in mano in alcuni punti. Ecco, per verificare, per capire il perché di questa cosa, abbiamo con noi un altro consigliere d'opposizione, che è Peppino Bisagni, al quale chiediamo il perché di questa situazione che si è venuta a creare. Ma intanto anch'io ho avuto per le mani, così si dice, il volantino che, in cui vengono scritte alcune cifre relative a questi aumenti, cioè a quanto l'amministrazione ha, diciamo così, gravato, inserito in termini di percentuale la cittadinanza, perché di questo si tratta. Queste tasse, a parte nel dettaglio, ora non vado a però il concetto di fondo che vorrei esprimere, che ho espresso già in consiglio comunale, è questo, perché di fatto l'amministrazione Aquino ogni anno agisce in questo senso, cioè cercare di gravare i cittadini per ciò che concerne il pagamento delle tasse. Noi più volte, come dicevo poco fa in consiglio comunale, io personalmente e pure i colleghi consiglieri, l'abbiamo invitato a razionalizzare le spese, a fare in modo, a mettere in moto tutti quei meccanismi necessari per poter recuperare le somme, razionalizzando le spese, come dicevo poco fa, affinché le somme vengano reperite in altro modo, non sicuramente, anche perché è ovvio, è così scontato dire che in un periodo come questo, come tutti affermano in questo momento, in un periodo come questo dove la gente veramente ha scarsissima disponibilità, vedersi gravare, diciamo così, su con altre tasse, sinceramente non riesce, come si dice in gergo, a sbarcare in un anno. Ecco, andandole ad analizzare in dettaglio, abbiamo un IMU al massimo 10,6, a tal proposito c'è chi dice che è 10,5, poi IRPEF aumentata dal 37,5%, acqua aumento del 15% al metro cubo, poi la TASI, il sindaco voleva l'1%, l'opposizione l'ha azzerata, l'aveva azzerata, e lo stesso dicasi per la tassa di soggiorno. Il sindaco voleva far pagare fino a 4 euro a persona, l'opposizione ha bocciato la proposta. E infine conclude, il sindaco taglia gli sprechi, non aumenta le tasse. Ecco, su questa tematica... Io partirei intanto dall'ultima, che è la più fresca. Tassa di soggiorno. A tal proposito, scusa, il sindaco da me interpellato, ha detto che non è una tassa che doveva gravare sui cittadini, ma bensì su quelli che sostavano. Per ciò che concerne la tassa di soggiorno, sarebbe opportuno puntualizzare alcune cose, così schiariscono un po' le idee a tutti. Perché per ciò che concerne la tassa di soggiorno, abbiamo fatto, come giusto che sia, un passaggio in commissione. Io faccio parte della commissione sport, turismo, spettacolo, eccetera. Dunque si è discusso in quell'occasione, valutando se questi fatti, ci sono i verbali del resto che parlano chiaro, se si doveva in qualche modo intervenire nell'istituire questa tassa. In commissione, tutti i componenti della commissione ci siamo espressi in tal senso, e cioè che la tassa in linea di massima poteva essere una tassa giusta, dato che non gravava sui cittadini, però per ciò che concerne l'entità della tassa, e soprattutto abbiamo sottolineato il fatto il istituirlo o meno, abbiamo detto, ricordo questa espressione, io ho usato questa espressione, è sovrano il parere e il giudizio degli operatori del settore. Perfetto.
delle associazioni, dei rappresentanti di categoria, chi opera nel settore. Questo era un passaggio fondamentale. Non mi risulta aver fatto un passaggio di questo tipo. L'avevamo chiesto espressamente al sindaco, io e i componenti della commissione. Abbiamo detto facciamo questo passaggio se gli operatori del settore, i rappresentanti delle varie categorie ci dicono che ci danno il benestare, che la concordiamo assieme sia sul quantum e sull'opportunità proprio di istituire questa tassa, a quel punto nulla era ostativo all'istituzione di questa tassa. Questo passaggio non è stato fatto. Strumentalmente in consiglio comunale alcuni consiglieri hanno accusato i componenti della commissione dicendo che ci eravamo espressi in un modo all'inizio e che poi abbiamo votato contro, ma siccome questo passaggio non c'è stato e come in altre occasioni ho detto, i componenti della commissione sono andati oltre, nel senso che personalmente si sono attivati ad andare a sondare il terreno con i rappresentanti di categoria e con gli operatori del settore, e dalle notizie avute quasi unanime il parere era quello di non istituirla, perché aggiungendo lì forse un po' troppo generico i 4 euro, perché è un po' differenziata, a onor del vero, qualunque somma, cosa che noi non abbiamo più a parte purtroppo, aggiungendo qualunque somma gli creava problemi nel chiudere quei famosi pacchetti con i tour operator, eccetera. Ci abbiamo sentito un campione abbastanza ampio. Tutto questo c'è indotto. Quindi al limite con alcune correzioni è facile che si possa riproporre. Si può riproporre facendo un tavolo di discussione, come ripeto, con gli operatori del settore, concordando il quantum, e se loro sono d'accordo, noi siamo d'accordo che da fuori entri una qualunque sia la cifra di qualunque entità, perché fra le altre cose bisogna dire che questo è la destinazione d'uso, l'obbligo di destinazione, queste somme che vengono incassate verranno, e in aggiunta a questo, adesso che ricordo ancora meglio, focalizzo meglio la discussione, avevamo detto che ci dovevano dire gli operatori del settore dove venivano spesi, perché io faccio l'assicuratore, posso dire sulla mia attività come è giusto investire le somme. Chi fa quell'attività ha il polso della situazione e ci dice: ci vogliono cartelli di segnaletica, ci vogliono cartelli di questo tipo, pubblicità, cioè nel dettaglio dovevano dirlo loro, diciamo, come è giusto che fosse. Altra difesa da parte del primo cittadino riguarda che queste tasse le ha dovute aumentare, oppure sono in quanto che c'erano dei debiti arretrati per un valore di qualche milioncino di euro, per cui grazie a questo intervento si sono azzerati, lui dice, interamente i debiti, per cui possibilmente a partire dal prossimo anno 2015 ci potrebbe essere la riduzione di queste aliquote. Che ne pensi? Allora, diciamo che devo fare la parte dell'avvocato del diavolo, sì, fai bene. È vero che c'erano i debiti fuori il bilancio, però dobbiamo fare un passo indietro. Spesso quando io faccio questo passo indietro, il primo cittadino in consiglio si irrita un po', nel senso che vado a ricordare. Ma non credo. Si fa un passo indietro, perché i metodi, i sistemi che si sarebbero adottati, che avrebbe adottato questa amministrazione, quando il passo indietro mi riferisco alla campagna elettorale di 3 anni e mezzo fa, non erano quelli che il nostro sindaco pubblicizzava, tra virgolette, cioè le soluzioni che avrebbe adottato se fosse andata a ricoprire la carica, come poi la ricoperta di sindaco, non erano queste le soluzioni. Cioè a ogni scadenza annuale, nel momento in cui il bilancio non quadra, si aumenta di un punto e mezzo, e si recuperano delle tasche dei cittadini che peraltro, come ho detto poco fa, non hanno questa disponibilità. Noi più volte ogni anno, sin dal primo anno, l'abbiamo invitato a razionalizzare le spese. Io ho avuto qualche dibattito all'interno di una commissione col sindaco e lui giustamente mi diceva: ma dove posso intervenire? Io mi sono permesso di citare 4-5 voci e lui in commissione mi rispose: sono delle scelte politiche. A quel punto ognuno fa le sue scelte, poi i cittadini giudicheranno ovviamente. Altra domanda, dato che hai citato stessi cittadini, e questi ma com'è possibile? Il Consiglio Comunale ha una maggioranza schiacciante,
Le tasse sono state approvate anche dal Consiglio Comunale, cosa che aveva detto anche il sindaco nell'intervista che faceva domani sul giornale. Ecco, perché l'avete approvato? Allora, io sottolineo in preciso che non le ho votate, però poi è passato, giustamente la maggioranza ha votato le tasse ed è passata. Però il Consiglio Comunale è stato detto da parte dello schieramento che a sostegno della lista venuto, adesso non ricordo, non me ne voglio ricordare, impegno per parte convenuto, il primo anno, credo, anzi, il secondo ha votato a favore, dicendo giustamente e correttamente, dicendo al sindaco: noi, con senso di responsabilità, così dal loro punto di vista, ti diamo l'opportunità, votiamo l'aumento delle tasse, eccetera, purché tu, la sostanza del discorso era questa, utilizzi nel modo più giusto, dunque non gravando più sulla cittadinanza, eccetera, eccetera. Questo non è proprio avvenuto. Perché? Perché l'anno scorso proprio gli stessi consiglieri che avevano teso la mano, se così si può dire, per usare un'espressione, poi un po' si sono irritati e hanno un po' bacchettato negli interventi fatti. Non parliamo di aumenti, perché l'anno scorso noi ci siamo resi disponibili, ma non quest'anno non siamo disponibili. La telenovela, altro tema, così concludiamo perché già è volato via il tempo. Sì. Altra telenovela, la questione dell'assessore. È impossibile, già è da due mesi, addirittura Giacomo Prinzi si è autosospeso, dice che devo fare il presidente della commissione? Della commissione del gruppo dei bilanci, se non c'è l'assessore, chi devo mandare? Ecco, come la vedi? Che segno dai politicamente? L'hai definita bene una telenovela. Ovviamente è a dir poco strano che in occasione, in prossimità dell'approvazione del bilancio di previsione, manchi proprio, si dimetta proprio un mese prima l'assessore al bilancio. Ora avrà l'ex assessore Pepito avrà i suoi giustissimi motivi. A questo punto l'amministrazione si sarebbe dovuta attivare immediatamente, data la delicatezza, diciamo, in questo periodo della delega proprio al bilancio. Però il sindaco ci dice: nel momento in cui non c'erano ancora l'assessore, in automatico le deleghe le acquisisce il sindaco. Ora io mi chiedo: quante deleghe deve avere il sindaco? Giacomo Prinzi ha detto la stessa storia: sì, ma hai troppo potere. L'ha detto pure il collega Fortunato, in occasione, non so, ricordo se dell'ultimo consiglio comunale. Ma una riflessione che abbiamo fatto assieme: ma quante deleghe deve avere? Non può mai e poi mai fare nessuna programmazione avendo un cumulo così esagerato di deleghe, considerando il fatto che, come dice lui, motivo di credere, me ne accorgo, è impegnato dalla mattina sera già nella sua funzione di primo cittadino, di sindaco. Ma io ebbi a dire già in passato, un paio di anni fa, per ciò che concerne la delega di sport, turismo, spettacolo, sono degli assessorati, ho detto più volte, degli assessorati, delle deleghe molto importanti nel nostro territorio, dove vanno sviluppati tanti progetti, tanti discorsi. A oggi, con prove e dati di fatto, cosa che ribadirò in Consiglio Comunale, niente è stato programmato su questo. Mi sembra che abbiamo toccato quasi tutti i temi per quanto riguarda il Consiglio Comunale, soprattutto per quanto riguarda la città di Bari. Ringraziamo Peppino Bisagni, grazie per la cortese attenzione, grazie per il momento con i programmi di Omnia News.